Iniziamo questa conferenza che ha una giustificazione, anzi ne ha due, fra le molte possibili. La prima giustificazione è l'eccezionalità del tema. Che noia o che inutilità occuparsi di cose che non sorprendono. E quale micro o grande gioia è occuparsi di cose che sorprendono e che stanno veramente fuori squadra. Non preoccuparti, sì. In questo caso certamente siamo fuori squadra con un'eccezionale capacità di scoprire un tema da parte di uno scienziato del diritto di grandissima qualità come l'amico Jordi Nieva Fenol. Il professor Jordi Nieva Fenol è probabilmente uno dei miei più vicini amici nel senso delle intese su molte cose. Non a caso qualche cosa abbiamo anche scritto insieme. Anche quello che abbiamo scritto insieme è fuori squadra e siamo felici di ciò. Insegna nell'Università di Barcellona e insegna diritto processuale. Non aggiungo specificazioni perché il diritto processuale in Spagna è insegnato tel che, sia intendere sia diritto processuale civile sia diritto processuale penale. È un'anomalia spagnola, per certi versi molto interessante, vista nella prospettiva italiana spaventosa per il carico di lavoro che il processualista spagnolo subisce, ed in effetti sono persone di grande capacità lavorativa tutti e di individuazione di temi eccezionali pochi, come sempre accade nel nostro business. La ragione per la quale vi parlo di eccezionalità rispetto a ciò che sentiremo da parte di Jordi sta nel fatto che, già il titolo ce lo dice, sembra essere un'eresia il tema per come tagliato dal professor Fenol. Ma è un'eresia de côté de chez les italiens, ancora di più, perché questo signore, che è strano essendo amico mio, osa criticare il top of the top in termini di grandezza intellettuale del Novecento processuale. L'autore di molte parti del codice di procedura civile e addirittura sicuramente ormai della relazione Grandi, l'uomo che in qualche misura traghetta la processualistica italiana dal fascismo, dal prefascismo del periodo fascista al periodo repubblicano e pone le basi, già però questo negli anni 30, di un certo modo di vedere il processo come gioco, e cito, e come attività di un giudice che deve farsi storico, cito ancora. Parlo evidentemente di Calamandrei. Ebbene, il signore che è qui vicino a me parlerà male di Calamandrei, meglio, corregge Calamandrei. Come osa dire, e come io invece nella mia micro presentazione, povera presentazione di questa traduzione, dico essere una svista di Calamandrei, no, questo signore, in quanto spagnolo, molto coraggioso, dice che è un errore commesso da Calamandrei, ciò di cui parlerà. Facciamolo parlare, forse può essere molto interessante quello che sentiamo. Io so che è molto interessante. Bene, buonasera a tutti, sono
Molto onorato di questo invito dell'Università di Genova e dell'amico tanto ammirato Angelo Dondi, una delle persone più ispiratrici per me dentro della dottrina italiana e di quelle persone che puoi imparare leggendolo e anche parlando con lui e vedendo poi la sua enorme capacità di lavoro quando un tema l'interessa assolutamente, praticamente non dorme, non riposa fino a che arriva al suo testo, e poi quel testo veramente è una cosa che a me sembra molto, molto ispiratrice. Allora, essere invitato da una persona come lui a me veramente fa molto piacere, e anche mi fa molto piacere parlare di questo argomento che ho intitolato L'origine inglese della Cassazione francese, che diciamo che è un titolo molto provocativo, perché sono assolutamente consapevole dello studio di Calamandrei sulla Cassazione civile. Devo cominciare per dire, anche per scusarmi del mio italiano, che non è la mia prima lingua, chiaramente, e devo dire che probabilmente il libro di diritto processuale che ho letto in mia vita, che più mi è piaciuto, è La Cassazione civile di Calamandrei, volume primo. Volume secondo è un'altra cosa, ma il volume primo, tutta la trattazione storica che fa, è veramente un libro che ricordo perfettamente quando l'ho letto per la prima volta a Barcellona, nella Ordine di Avvocati, hanno una edizione originale, e allora ho avuto nelle mani un libro che poteva averlo anche il proprio Calamandrei, e l'ho letto durante alcuni giorni, direi settimane, l'ho letto molto, molto volentieri, ma anche imparando, erano praticamente i miei inizi, perché quello l'ho letto per scrivere la mia tesi di dottorato sulla Cassazione davanti alla Corte di Giustizia delle allora Comunità Europee, adesso Unione Europea. L'ho letto, veramente mi è sembrato un esempio di come scrivere con chiarezza, come essere rigoroso nella ricerca delle fonti e come essere anche agevole spiegando delle cose molto complicate, perché io posso dire che prima di leggere il libro di Calamandrei non capivo che era la Cassazione. Era il mio primo anno di dottorato praticamente, no? E sì, avevo studiato il ricorso, tutto quanto volete, ma non capivo veramente di cosa si trattava con la Cassazione. Dopo leggere questo libro, mi è stato chiarissimo cosa è il ricorso, quali sono le sue finalità, i suoi obiettivi, eccetera. Poi ho letto di Calamandrei altre cose. Probabilmente il saggio che più mi piace di lui è quello della genesi logica della sentenza civile, che è una cosa meravigliosa anche. E altre cose che forse non mi piacciono tanto, come il suo studio di misure cautelari, ma anche se deve dire che era il primo, praticamente uno dei primi, studi di misure cautelari, e che dunque è normale che dopo un certo tempo non si condividano alcune cose. Ma io quello che non mi avevo mai sospettato come professore spagnolo è trovare un errore così evidente a Calamandrei nella sua trattazione storica, che io rispettavo assolutamente e continuo chiaramente a rispettare. Allora, non è che critico Calamandrei come professore, come figura, no, al contrario, mi sembra il migliore della sua generazione, e anche se andiamo un paio di generazioni indietro, mi sembra anche il migliore, se andiamo avanti, anche mi continua sembrando il migliore, ma diciamo che, come diciamo in Spagna, no? Al migliore scrivano, si dice voi, il migliore scrivano sbaglia anche, no? Fa delle cose. Mi sembra che questo sia una di queste fiore che non fanno un giardino, no? Ma è una fiore. Allora, io non avevo, mi era sorpreso molto sempre che questo ricorso non aveva precedenti. È una cosa creata dai francesi, è un'assoluta novità. Quello
quando si dice una cosa così nel secolo XII, lo puoi credere. Quando una cosa così la fanno i romani, lo puoi credere anche, no? Anche quando hanno preso altre cose, fonti sconosciute, no? Forse fonti greche, anche egiziane, che ne so. Non sappiamo anche molto di queste fonti, no? Ma nel secolo XVIII creare una cosa così nuova sempre mi era un po' stupito. Ma io l'avevo accettato volentieri. Avevo detto, va bene, sono stati originali francesi, si deve accettare che sono stati originali. E c'era una seconda cosa che anche mi stranava moltissimo, che era lo sconosciuto origine della separazione tra la questione di fatto e la questione di diritto, parlando della Cassazione, e centrando l'oggetto, specificando l'oggetto del ricorso per Cassazione. Quello non aveva origine. Io stesso, quando ho scritto il mio secondo libro sulla Cassazione, questa volta penale, ho detto che quell'origine si perdeva nella notte dei tempi, fidandomi di quello che diceva il Calamandrì, chiaramente, perché mi sembrava che non si poteva dire niente di meglio. E diciamo che 4 anni fa, mi sembra che fosse, ho cominciato a sospettare che c'era qualcosa che non andava. È stato con motivo di un altro saggio che ho scritto sulla Cassazione, e dove ho scoperto con grandissima sorpresa quello sconosciuto origine della separazione tra la questione di diritto e la questione di fatto per fare l'oggetto di un ricorso. E l'ho scoperto in una maniera assolutamente sorprendente che lo dico sinceramente, mi ha commosso quando l'ho scoperto, soprattutto perché il mio maestro era già morto e non l'ho potuto chiamare per dirlo. Ho scoperto questa cosa che a lei mi è piaciuta moltissimo. È stato leggendo non un'opera delle nostre dottrine europee, diciamo europee continentali, francese, italiana, spagnola, no. L'ho scoperto leggendo l'opera inglese di William Blackstone, Commentaries on the Laws of England. Un'opera molto sconosciuta nell'Europa continentale, non da tutti i giuristi, ce ne sono quelli che la conoscono bene, ma normalmente noi ci fermiamo a Montesquieu, e anche quando ci parla della divisione di potere, lui chiaramente intitola quel paragrafo della Costituzione dell'Inghilterra, la Costituzione dell'Inghilterra, allora quello vuol dire alcuna cosa, ma noi lo ignoriamo, divisione dei poteri francesi, quello che ha fatto il Locke, che interessa, no? Quello, va bene, lo ignoriamo. E allora, leggendo quello Blackstone, per un'altra cosa, stavo cercando un'altra cosa, mi trovo con un paragrafo che mi spiega perché la sua Corte Suprema, cioè la House of Lords, che è stata la sua Corte Suprema fino al 2009, fino a 4 giorni fa praticamente, quando hanno creato la Supreme Court, parlando di quella Corte, il Blackstone diceva che quella Corte non si occupava dei fatti del caso, ma soltanto si occupava del diritto. Io quando leggo questo veramente mi sorprendo. Dico, ma è questa la casa? Questo è quello che facciamo in Cassazione? Ma perché? No, dice, no, la Corte, la House of Lords, soltanto si occupa del point of law. Soltanto del point of law. E quell'altro, niente, non interessa. Ma allora io volevo sapere perché non interessava il point of fact, no? Perché non era interessante, e quello era più facile scoprire nelle sue pagine, anche vedendo come si celebrava il processo in quel momento nell'Inghilterra. In quel momento nell'Inghilterra c'erano 6 tipi di processi, ma il più frequente e anche il più celebrato per Blackstone era il processo civile davanti alla giuria. E ricordiamo cosa fa la giuria. La giuria emette un veredetto. Emette un veredetto non motivato. Non motivato. Dice chi ha ragione, basta. Non dice niente di più. Allora, il giudizio del fatto con la giuria forse c'è, ma non sappiamo come è fatto. Non sappiamo i suoi motivi. Allora,
come fa un tribunale superiore a criticare quello che ha fatto un tribunale inferiore se il tribunale inferiore non motiva quello che ha fatto? È impossibile. No, da noi sarebbe facile, omessa motivazione, va bene, annulliamo la pronuncia, ma loro non lo possono fare così perché allora distruggono il sistema della giuria. Dunque si vedono forzati a dire il tribunale superiore soltanto può occuparsi del point of law, chiaramente. Allora, perfino quello aveva un senso, perché per me staccare la questione del fatto e la questione di diritto non aveva un senso giuridico, lo avevano denegato anche tantissime persone, anche autori italiani, autorevolissimi, no? Dicevano no, questa distinzione non ha senso. E perfino finalmente trovavo un senso a quella distinzione, ma nel diritto inglese. Il diritto inglese, questa è la conclusione assolutamente confermata da tutti, tra di noi il diritto inglese non ha niente a fare con il nostro diritto, assolutamente niente. E allora ho deciso forse revisare questa conclusione anche, che il diritto inglese non ha niente a fare con il nostro diritto. Teoricamente il diritto inglese è un insieme di abitudini, di usi, di giurisprudenza, quelli che chiamano common law, che è un'espressione troppo simile a ius commune, eh? Troppo simile a ius commune, ripeto, ma common law. Lasciamo così e vedo cosa dice il Blackstone del common law. E al Blackstone il common law non piace per niente. Common law lui dice che sarebbe un diritto, abitudine, giurisprudenza, nessuno. E lui parla chiaramente di una idea che poi il suo allievo Bentham fa realtà, che è compilare e fare i codici. Lui fa quel libro della legislazione civile e penale che lo pubblica in Francia, quello raccoglie questa idea di avere leggi sicure per poter studiare diritto e poter applicarlo e allora allontanarsi di quel common law. Era un insieme diffuso e indeterminato, secondo le sue parole. Bene, quello diceva il Bentham, ma diceva ancora più cose. Bentham si lamentava, secolo XVIII, di una cosa che anche mi ha sorpreso moltissimo. Forse a loro no, perché conoscono meglio il diritto inglese, ma a me mi ha sorpreso molto. Io pensavo, quello che ho detto prima, il diritto inglese non ha niente a fare con il diritto romano. Il diritto romano, la nostra tradizione, loro il common law, loro hanno fatto una cosa nuova, una cosa diversa. Il Blackstone si lamenta al secolo XVIII che nell'università non si studia diritto inglese, ma che l'unica cosa che fanno questi studi di professori è spiegare, fare lezioni del diritto romano. Diritto romano. Allora, mi sono convinto di una cosa che aveva letto anni fa, che forse gli inglesi sono i portatori più fedeli del diritto romano, no? Perché anche ho scoperto che c'erano alcuni giuristi inglesi nel secolo XIII, soprattutto il XIV, che avevano studiato a Bologna e che avevano portato l'idea di Bologna al suo paese. E dunque questa influenza la testimonianza di Matthew Hale, molto conosciuto tra di loro, conferma che veramente questa influenza c'era e che il suo sistema è stato un sistema ispirato nel diritto romano e che quello del common law era una cosa creata dopo, ma che la base del sistema era quella sempre del diritto romano. Allora, partendo da queste idee, io mi ho detto, e sto spiegando un po' il percorso di come l'ho fatto, no? Io mi ho detto, sarà forse che la Cassazione ha un'origine in alcune istituzioni inglesi? Io anche per dire questo dicevo, va bene, se la divisione di potere l'hanno creato loro, non noi, lo riconosce Montesquieu. Se il concetto di Parlamento lo hanno creato loro, non noi. Se il sistema di libera valutazione della prova è di loro,
quello della giuria, non è nostro. Se la maniera di fare il trial, l'udienza, è sua, noi non facevamo il trial, facevamo il sistema legale di valutazione della prova, dunque non facevamo udienza praticamente. E allora ho detto, quello ha potuto arrivare fino al punto di copiare anche un ricorso davanti alla Corte Suprema, che loro non chiamano di Cassazione, loro lo chiamano d'appello, l'appeal, ma lo hanno chiamato Cassazione in Francia. Quello è possibile oppure no? Allora ricordo che l'ho commentato con una conversazione con il tristemente scomparso Michele Caruso, anche con Eduardo Teiza, professore argentino, che ho detto che aveva questa intuizione, ma che era molto forte, e che la dovevo confermare. E allora mi sono messo a leggere Blackstone interamente, tutto il libro. E allora, quando leggi tutto il libro, cominci a rilevare delle cose che non sapevi. Prima di tutto, una delle cose più interessante è che uno pensa sempre che l'Inghilterra e la Francia sono state sempre incomunicate, non si comunicavano. Infatti la comunicazione, almeno tra i giuristi, era molto forte. Infatti, fino al secolo XVIII, la lingua ufficiale nei affari giuridici del Parlamento soprattutto era il francese, l'Old French, il Normal French. Infatti ancora nel suo Parlamento, quando fanno un atto della regina, dicono ancora le reine le veut, parlano in francese. La regina lo vuole. Allora, la comunicazione tra di loro non era difficile, parlando una lingua comune. Anche cominci a vedere che c'erano i rivoluzionari, non solo tra Mandre, erano alcuni giuristi rivoluzionari, per esempio Jean-Joseph Meunier o Jean-Nicole de Meunier, che avevano una conoscenza privilegiata del common law, avevano scritto anche. Allora avevano questa conoscenza. E anche una cosa più importante era che il libro del Blackstone era stato tradotto al francese. Non è una traduzione molto buona, ma è una traduzione del secolo XVIII. Si è tradotto non tanto dopo la sua pubblicazione, allora stavano veramente in contatto con quel mondo. E allora, dopo leggere il Blackstone, che parla della House of Lords, identifica alcune caratteristiche che poi ne parlerò, rilego Calamandrei. Rilego Calamandrei e vedo che Calamandrei nega assolutamente le ipotesi del diritto inglese, perché dice no, il diritto inglese è molto differente al nostro, non ha niente a fare, e anche loro hanno il sistema dei precedenti, che noi non abbiamo questo sistema. E questo è un primo errore grave, perché il sistema del precedente anche nel secolo XVIII non esisteva all'Inghilterra posteriore. Allora, nella epoca che si è creata la Cassazione, quello non esisteva neanche nella House of Lords. È stato un mezzo per controllare i volumi di casi davanti la House of Lords. Poi Calamandrei ci parla di un tribunale che avrebbe la sua funzione soltanto limitata alla questione di diritto, alla questione di merito o fond des affaires, e che quello sarebbe una cosa unica creata da loro. E lui forse non conosceva questa limitazione al point of law che ho detto prima della House of Lords. Ma se l'avrebbe conosciuto, sembra che era una cosa interessante a prendere in considerazione. E anche Calamandrei ha ignorato assolutamente un altro fatto che mi sembra importante, importantissimo. Lo sapete tutti che quando si parlava dell'origine della Cassazione, si parla del primo tribunale di Cassazione, che è il tribunale di Cassazione. E quando si parla di questo tribunale si fa fatica a sapere se era un tribunale o meno. Era un tribunale, era un organo paralegislativo, cosa era? Perché se leggi la legge francese ti dicono che è un tribunale, o un organo, meglio detto, auprès
du corps législatif. Auprès du corps législatif. Auprès du corps législatif. Et dov'è la House of Lords? Auprès du corps législatif. No? Allora, vedevo tante somiglianze che ho detto, ma come ha fatto Galan Andrei a ignorare questa cosa? Questa cosa perché ho detto, beh, è possibile. Anche che lui non ha conosciuto, non lo so, che non ci sono resti di che hanno copiato questa cosa nell'Inghilterra, forse i francesi non lo hanno detto di quell'epoca, non hanno un po' per vendere le novità, non dire no, le prendiamo del paese che siamo stati in guerra durante tutta la nostra vita, no. No, no, non lo possiamo dire così politicamente, allora no, no, non lo diciamo, ma invece quando vai a questi dibattiti dell'Assemblée Française, ti trovi un intervento di Philippe Antoine Merlin, Merlin de Due, che Galan Andrei conosceva, perché lo cita specificamente, fa la citazione, e che dice che in inglese, traduco velocemente l'inglese, oso dire, signori, le inglese vos hanno dato una grande lezione. Quegli uomini ci hanno citato, ci hanno stato citati in questa assemblea come maestri dell'ordine giudiziario. Questi uomini hanno ammesso l'ambulanza, il fatto di muoversi dei giudici ordinari, e hanno sentito la necessità di fare sedentare i giudici di Cassazione. Sta parlando di giudici inglesi e parla di giudice di Cassazione direttamente. Allora, non è discutibile, mi sembra, dopo questa frase che Galan Andrei volontariamente ha ignorato, non mi sembra discutibile che per loro stavano copiando il modello della House of Lords. Tra l'altro, come hanno copiato il modello del Parlamento inglese, della House of Commons, con l'Assemblea nazionale. E allora veramente mi sono un po' chiesto com'è possibile che Galan Andrei abbia ignorato questo precedente e si abbia basato più nell'intervento in quella stessa assemblea di un giurista non tanto conosciuto come Merlin de Due, che sarebbe François Charles Goupal de Préfilm, che fa un intervento senza senso, si può leggere, è molto accessibile, e che dice: ce moyen, questo mezzo, è mancato, la Cassazione, è mancato fino adesso in tutte le nazioni moderne. Ma non dice che abbia mancato in Inghilterra. Ma Galan Andrei ha preso questo pezzo e allora ha detto: la Cassazione è originale francese. Invece, ho parlato già del parallelismo del Tribunal de Cassation, House of Lords, o Predico Legislativo, ho parlato della giurisdizione non di merito, parlando del point, della limitazione al point of law, e anche potrei parlare di un'altra caratteristica molto tipica della Cassazione, cioè il rinvio. Non è una cosa molto nostra, non è una cosa molto nostra. Invece il rinvio chiaramente esiste nella House of Lords. Non era una cosa che facevano normalmente, ma l'hanno cominciato a fare un po' prima del secolo XVIII, un po' prima, l'hanno fatto più dopo quella data. E quello anche spiega Blackstone l'origine di quella cosa, di quel rinvio. E l'origine è stata una consulta di un giudice alla House of Lords. Una domanda, una sorta di questione pregiudiziale che noi facciamo adesso alla Corte di Giustizia della Unione Europea, una cosa del genere. E dunque, la House of Lords, quello che non ha fatto è risolvere il caso, perché era una consulta soltanto, era una domanda, e ha rinviato la sua giudice che aveva chiesto quello. Allora quello sarebbe un'origine assolutamente logico
che tutti capiscono di quella cosa. Ma i francesi che anche hanno studiato questo punto, questo mio articolo l'ho pubblicato già in portoghese, in spagnolo chiaramente, si pubblicherà in italiano tra poco, è stato tradotto da questo amico Filippo, e si pubblicherà in inglese anche, tra poco, mi hanno mandato le bozze 3-4 settimane fa, si pubblicherà in gennaio mi sembra, non so se si pubblicherà in francese, no? non so se veramente sarà così. Il suo maestro della Cassazione, che ha studiato più la storia, è Alperin. E Alperin, studiando il Tribunale di Cassazione, dice che anche originale conferma la conclusione di Charles Mandrei, anche quando lo cita pochissimo nel suo libro. Mi sembra che non gli piace tanto il fatto che sia italiano, no? Charles Mandrei, o che un italiano si abbia occupato di questa cosa, non lo so. Lo cita poco, veramente per il merito enorme che è il lavoro di Charles Mandrei. No? Invece, Alperin concentra moltissimo in un parere che un giurista della corte francese, previa pre-rivoluzione, aveva fatto diretto al re. Questo giurista era Gilbert de Voisin. Gilbert de Voisin ha scritto un piccolo parere, sono 20 pagine approssimativamente, non è molto. In questo libro, scusatemi, in questo parere parla di alcune caratteristiche che dopo sarebbero quelle che ha la Cassazione. Alcune dei quali ho detto di non conoscere il merito dei casi, fare il rinvio, non ammettere tutti i casi, fare una funzione più legislativa, tutto quanto lo dice lui. Ma c'è una cosa che allora puoi dire, sì, va bene, allora tutto quanto lo ha inventato Gilbert de Voisin. E allora i francesi si sono concentrati in questa piccola opera di Gilbert de Voisin e hanno ignorato il diritto inglese, perché Gilbert de Voisin non parla per niente della House of Lords, non parla per niente della House of Lords. Ma conviene vedere la data del testo di Gilbert de Voisin. La data è 1767. 1767. E invece, l'opera del Blackstone, se cerco la data, scusatemi un attimo. No, pochissimo prima. Pochissimo prima, voglio dire, la data precisa perché stupisce ancora di più. Io chiaramente ho citato la traduzione è del 1774, è un posteriore chiaramente, ma la pubblicazione del libro di Blackstone, prima edizione, ecco, come diceva il professore, non ce l'abbiamo. Allora, qualcuno poteva... Lo sanno perché glielo dico nella procedura civile 2, perché è una base forte del diritto processuale civile, certo. Statunitense. Certo. Allora potrebbe essere che Gilbert de Voisin si è ispirato in quello che facevano gli inglesi, sì, perché c'era la fonte. E se loro hanno fatto tradurre nel 1767, abbastanza prima della Rivoluzione Francese, alcuna ragione c'era, che era veramente che avevano una grande attenzione per il diritto inglese. E dunque ho arrivato alla conclusione che la Cassazione
come è creata in Francia, anche quando ha le caratteri proprie, e poi ha sviluppato anche una natura propria, sì, caratteri propri, insomma, in realtà sarebbe stato più una copia del modello inglese della House of Lords, senza capire molto di cosa si trattava. E dunque ho deciso di scriverlo, ho deciso di dare tutti i dati perché si possano revisare e ho deciso veramente di pubblicarlo. E questa è la ragione per la quale sono qui in Italia per discutere con voi, giuristi. Mi piace parlare italiano, spagnolo, no? Siamo tutti giuristi, no? Interessa il paese di origine, per parlare di questa storia, no? Di questa bella storia che mi ha divertito molto come autore, come potete immaginare, perché veramente mi ha fatto capire tante cose che non capivo, ma mi ha dato una mala notizia, no? Io ho scritto 3 libri di Cassazione, alcuni articoli, nelle quali confermavo la tesi di Calamandrei. Adesso devo rifare tante cose perché veramente, veramente la storia, quando conosci l'origine della cosa, è molto, molto diversa. Molto diversa, no? E mi sembrava che quello, anche rischiando di essere criticato dalla dottrina, di avere un'oggezione, io sono contento con l'oggezione, se qualcuno trova altra storia alternativa che sia più plausibile di questa, allora mi farebbe piacere anche leggerla, ma questa, guardando i dettagli più caratteristici della Cassazione, mi sembra tanto, tanto simile che mi sembra che si possa negare questa influenza della quale non si aveva mai parlato. Insomma, vi ringrazio per la vostra attenzione. Ovviamente sono aperti i fuochi di fila delle domande, come si dice, ma sparo io la prima. Ti prego. Peraltro cartuccia a salvo. In realtà la mia è una domanda, se vuoi, di tipo culturale e di mio, da vecchi ci si autocita, quindi perdona questo incipit che già sto stumbling dentro un'autocitazione, e di mio anche. Ho già sperimentato, cioè ho scritto degli avvicinamenti e degli allontanamenti della cultura processual civilistica italiana da quella francese, ma in realtà l'allontanamento è un allontanamento verso la cultura tedesca, sì. Ed è un allontanamento che risale, gli studenti del corso di procedura civile 2 lo sanno, risale ad una trattato militare e da una guerra, quella del 1867, che noi chiamiamo la terza guerra d'indipendenza, in realtà è un accordo per aggredire una nazione tedesca, nel senso di German speaker, come l'Austria, da parte della Germania in formazione, la Prussia, e dell'Italia a sua volta in formazione. Da quel momento le culture universitarie italiane si muovono verso la Germania. Ti ricordi un libro che ti avevo inviato? E questo modo di muoversi verso la Germania diventa una sorta di tendenza esclusiva, non c'è che. Ma soprattutto diventa una tendenza ad escludendum della Francia. La Francia non esiste. La Francia non esiste, e questa tendenza a non considerare la Francia include anche il mondo di Common Law. Tutto ciò che non è Germania non esiste. La nostra è una domanda troppo lunga, quindi una pessima. La nostra formazione di giuristi è stata, per tutta la prima metà degli anni 50, infatti, una formazione di germanisti. Se volevi essere giurista, dovevi essere germanista. E credo che sia avvenuto qualcosa di simile per la Francia.
dentro di sé, ha creduto in una favola dell'autoformazione e le si è accreditato il fatto da parte della, di altre culture come quella italiana, solo fatto della Cassazione, e per il resto non si fanno studi intorno. E questo secondo me è uno dei, dei caratteri che permane dall'Ottocento al Novecento, la credenza della semplificazione delle cose. Tu hai accettato la non semplificazione muovendoti su Blackstone. Secondo me Calamandrei risente di questa semplificazione novecentesca. E quindi più che un errore è una propensione generazionale o ultragenerazionale. Sì, sono d'accordo. Io penso che abbiano influenzato anche ragioni politiche in tutto questo, approccio, perché Gilbert de Voisin è chiaramente influenzato da questa questione politica. Non può parlare dell'Inghilterra, perché, perché l'Inghilterra 1688 fa lo stesso che fanno i francesi 100 anni dopo. Non lo vogliono fare. Gilbert de Voisin apparteneva ai monarchici che difendevano l'antico regime, e allora parlare di un paese che si teneva come rivoluzionario, allora che aveva abolito l'antico potere del re, era una cosa che non poteva fare, no? E poi Calamandrei, in quell'epoca, quando uno considera quali erano i bandi della prima guerra mondiale, nella quale Calamandrei mi sembra che abbia partecipato. Sì, ha finito la prima guerra mondiale con il grado di maggiore, poi diventa tenente colonnello. È un ragazzo. È un ragazzo. Allora mi sembra che sì, questa sfiducia verso gli inglesi forse possa aver avuto un certo peso, ma anche certo questo dimenticare la cultura francese, che lui non ha avuto, no? Ma perché lui ha considerato quello, ma considera soltanto la parte prima, non la parte dopo, e questa è la cosa importante, no? Che poi sono i tedeschi soltanto quelli che hanno diritto di parlare, perché i tedeschi fanno una cosa molto curiosa con la Cassazione. Sempre si dice i tedeschi non hanno la Cassazione, i tedeschi hanno la Cassazione come noi, hanno la Cassazione come noi, ma per ragioni politiche, se avevano ha fatto la guerra 100 volte durante il secolo XIX, ci avevano preso l'Alsacia, la Lorena, dopo ritornava, sapete la storia. Proclamano l'impero a Parigi. Cioè, proclamano l'impero a Parigi, sì, profittano, infatti vanno nel Salone degli Specchi, a Versailles, e proclamano l'impero a Parigi, e dunque scelgono di chiamare alla sua Cassazione, non Cassazione, che sarebbe quello giusto, ma revisione. E perché? Perché suonava troppo francese, lo dicono loro, questa è una cosa che io ho letto, suonava troppo francese, non poteva essere così. Anche l'abbiamo fatto gli spagnoli. Dopo Napoleone, che è il primo a introdurre la Cassazione in Spagna, la chiamavano reposizione di affare, no? Perché la Cassazione non esiste in spagnolo, no? Adesso sì, ma in quell'epoca no. Dopo che è scappato, che hanno fatto scappare Napoleone, infatti i liberali hanno copiato l'idea rivoluzionaria e hanno riintrodotto il ricorso per Cassazione, ma non l'hanno chiamato Cassazione, l'hanno chiamato ricorso di nullità. Di nuovo per non dire Cassazione, perché quello era troppo francese. Allora io credo che queste circostanze chiaramente influiscono la dottrina, ma non fino al punto di ignorarsi, perché per esempio mi sembra che in questo studio della Cassazione e anche nello studio dei nostri sistemi giuridici il fatto di ignorarsi mutuamente con gli americani, con gli inglesi, non ci ha portato niente di buono. È uno sciovinismo culturale. Uno sciovinismo culturale, perché si potevano insegnare tante cose prima e noi a loro. Perché sempre si dice il suo diritto giurisprudenziale non è mica vero, non hanno delle leggi. Un po' diverse dalle nostre, ma a medida che lo sentite anche da altri, voi di me ovviamente non vi fidate. E noi diciamo anche noi, il nostro diritto è soltanto legale, noi abbiamo i codici. Guardate, ultimamente, non so perché, i politici sempre vogliono fare leggi speciali, perché non profitti il codice che hai e allora non fai la legge speciale? No, perché politicamente non vende tanto. Ah, va bene,
Allora perché abbiamo fatto la codificazione? E anche tra di noi, adesso la giurisprudenza è importantissima, particolarmente la giurisprudenza della Corte Europea, del Lussemburgo, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ma anche della nostra Corte. Se posso introdurre una cosa, e peraltro non vorrei che fosse un dialogo, cioè che fosse solo tra noi due. Tu a un certo punto rilevi nel tuo saggio un punto indicibile, in fondo, che attiene alla cultura generale del giurista, e sai dove vado a parare, è che non conoscevano, i giuristi per lo più non conoscevano l'inglese, ossia, in quanto trained in law in Germany, e quindi conoscendo evidentemente l'inglese, leggendo, perdon, il tedesco, l'inglese è lingua ignorata. Sì. Credi che questo elemento abbia giocato un ruolo fondamentale? Questo vale anche per molti francesi. Io sappiamo che i francesi vengono germanizzati ex post da Montesquieu, che è bilingue, ma per lo più non conoscono l'inglese, ma certo. Germanizzati, non anglicizzati. E certo, è strano che non abbiano imparato l'inglese, perché è molto più facile del tedesco. Chiaramente, no? Ma hanno voluto leggere più le opere di Kant, soprattutto di Hegel e di altri filosofi, e hanno ignorato, per esempio, Hume, che scriveva in inglese, o il proprio Blackstone, no? Perché l'hanno fatto così? Non lo so, ma Calamandrei chiaramente non leggeva l'inglese. Cita soltanto due o tre opere in tutto il suo lavoro, e lo ignora specificamente, chiaramente. No? Questo non lo considero niente. E parla di due autori che avevano parlato di questa ipotesi, che quando cerchi quei autori si dicono niente, è vero, no? Soltanto citano l'ipotesi, ma non spiegano niente. Dunque, il fatto di Calamandrei ed è ancora più grave, non è un errore, ma una inadeguatezza culturale. No, soprattutto perché se tu sei stato capace di imparare il tedesco, diciamo che l'inglese non è un problema. Non c'è fascinazione per l'intera cultura anglosassone, tu dici. Questa cosa include l'impossibilità di muoversi all'interno di una cultura giuridica anglosassone. Anche loro hanno voluto autoescludersi, perché sono loro che hanno ripetuto mai tante volte che non hanno niente a fare con noi in materia giuridica. Quello non è vero. Non è vero, almeno nel senso del diritto processuale, che è quello che io mi occupo, non è vero. Non è vero. Non è vero quando tu leggi le sue opere, veramente. Ti rendi conto che abbiamo copiato tante cose di loro attraverso i francesi, poi ci sono delle cose che sono restate nel cammino, no? Abbandonate, come per esempio nella procedura penale la giuria di accusazione, che ancora esiste negli Stati Uniti, il grand jury. Noi non l'abbiamo più, praticamente fin dall'inizio, no? Ma sì, è una storia di non voler guardarsi, di non voler vedere, perché anche per loro è interessante sapere che abbiamo fatto noi con le sue cose, no? Ma loro anche ignorano che noi abbiamo copiato. Ovviamente il professor Miera in questo momento sta parlando della cultura giuridica inglese, non della cultura giuridica nordamericana, che dalla fine degli anni dell'Ottocento a tutti gli anni venti è molto mossa verso le culture europee continentali. Questo è un oviato fondamentale. Avevano l'immigrazione, dunque avevano più capacità. Avevano l'immigrazione, ma spesso erano professori giovani che andavano in Germania e in Italia, meno in Francia. Io finisco di disturbare il professor Niva, però spero che in questa sala ci siano molti disturbatori. Posso fare una breve domanda, una riflessione? Proprio sulle motivazioni che possono aver portato nel momento in cui si negava questa possibile origine inglese della Cassazione, se oltre evidentemente al fatto anche il campanilismo, chiamiamolo così, cioè di non voler ammettere che qualcun altro l'aveva fatto prima, mi ponevo se, però io ovviamente non ho fatto alcuna ricerca su questo punto, quindi non ho idea, se dietro non ci fosse anche l'esigenza di
mostrare come questo istituto fosse nuovo, non solo da un punto di vista, diciamo, di nazionalismo, ma anche per segnalare o coprire i rischi di un possibile uso accentratore e non democratico della Cassazione. Il fatto che Napoleone l'abbia usata e l'abbia diffusa è perché la Cassazione è uno strumento che favorisce uno Stato forte, unitario e centrale. Di fatto è un ottimo strumento di controllo di uno Stato accentrato. Se ne erano posti questo problema, quindi anche l'idea di segnalarlo come nuovo era un'esigenza anche di non far capire il rischio di questo tipo di strumento, o non si sono posti il problema. E quindi si sono trovati la Cassazione dopo. Non lo so, è una riflessione, provocazione, forse magari non si sono posti proprio il problema. Può darsi, io da quello che ho letto, anche rileggendo questo lavoro dopo la traduzione di Filippo Nocetto, no? Che ho accennato prima, e io direi che all'inizio erano assolutamente consapevoli di stare copiando un'istituzione del diritto inglese, perché lo dicono nei dibattiti dell'Assemblea, dopodiché si approva la legge, dunque nessuno lo ignorava. Mi sembra che poi si sono dimenticati. Basta, si sono dimenticati e poi il nazionalismo, che anche ha un'influenza in materia giuridica, ti porta a non voler indagare di più, no? in quella cosa. Ma è vero questo fattore politico, no? Che veramente ha questo controllo sullo Stato, avendo un organo così, così centrale. No? Ma in quell'epoca desideravano questi stati, mi sembra. Erano un po' gli eredi delle monarchie assolute, volevano i paesi uniti, no? Anche l'Inghilterra, poco prima avevano cancellato praticamente l'ordinamento degli scozzesi, e desideravano che la House of Lords, che era come origine il Consilium Regis, no? Era una camera di origine romano, anche chiaramente, no? Che consigliava il re, fosse, diciamo, l'interprete supremo della legge fatta dal proprio re. Allora, questa è una discussione, mi sembra antica, e se si vede anche dal Medioevo, si vede che sempre i governanti, i re, hanno avuto una propensione ad appoggiarsi nelle leggi che potevano favorire il suo potere. Questa è una storia anche antica. In Spagna l'hanno fatto chiaramente, no? Quando, per esempio, hanno dovuto scegliere nel Medioevo si fondavano più nel diritto romano oppure più nel diritto germanico, hanno deciso di fondarsi più nel diritto germanico perché stabiliva più chiaramente l'autorità del re. Allora non lasciava tanto spazio alle regioni, che era una cosa logica dal punto di vista romano, perché era un mondo molto più ampio, no? E quello non lo hanno voluto. Dunque, mi sembra che sia un meccanismo di più, e forse si hanno fatto. Ma dopo questa riflessione, dopo l'hanno fatto, chiaramente sì. Cioè, in quel punto io penso che soltanto. Guarda, leggendo i dibattiti, perché quando cominci a leggere di quello, anche curiosità di leggere altro, no? Devo approfittare di questo. Leggere un po'. No, e lì io quello che avevo avuto la sensazione è che volevo soltanto copiare quelli che hanno riuscito ad avere la libertà, cioè l'inglese. Allora facciamo come hanno fatto loro e basta, copiamo divisione di poteri, copiamo la Cassazione, copiamo la procedura penale, che sono, diciamo, le cose più importanti nell'epoca. Adesso la faremo in maniera diversa, no? Ma mi sembra che sia soltanto quello. Io ho anche una domanda. È una domanda che in realtà, non avendo mai studiato in maniera approfondita il tema delle origini della Cassazione, mi deriva quanto, diciamo, le sue fondamenta da colloqui con un collega dottorando che invece
sta studiando proprio i fini della tesi, la Cassazione, la sua genesi, e ne abbiamo discusso varie volte. Lui mi diceva che l'Istituto della Cassazione presentasse anche un forte legame con la tradizione francese e che fosse anche piuttosto documentato già antecedentemente al 1790, tanto che poi, dopo che questo si configura con tutte le funzioni normative specifiche che conosciamo, nelle varie opere che vengono dedicate alla sua trattazione non venga mai ravvisato un elemento di rottura o di discontinuità con il passato e con la tradizione propria dell'ordinamento francese come istituto appunto legato alla figura del re. E volevo appunto così fare questa suggestione quasi derelata, ma mi sembra molto... No, no, il mio traduttore può dire quello che vuole. Il ringraziamento è grande, dunque... No, i francesi dicono questo quando parlano soprattutto di Gilbert de Boisson, quando parlano di questo documento, perché dicono sì, quello che dice Calamandrei, no, il Conseil de Parti, no, che era quello che trattava la Cassazione, no? E a me sembra che l'unico che aveva in comune quella Cassazione del Conseil de Parti con quella che hanno creato dopo il nome la Cassazione, perché quello che dice Gilbert de Boisson non è quello che era la Cassazione in quel momento. Lui lo riconosce in quello scritto, chiaramente. No, questo non è così, ma dovrebbe essere così. Allora uno pensa, ma come hai pensato che quello potrebbe essere altro? Se tu non conosci la realtà nell'Inghilterra, è impossibile essere tanto, tanto originale. È impossibile, mi sembra. Sarebbe una creatività veramente... spaventosa, no? Che forse c'è, no? Non so, sarebbe l'Einstein delle scienze giuridiche, no? Ma veramente quando vedi tante coincidenze, perché normalmente quello originale è veramente originale, non trovi riferimenti altre parti, no? Ma quando si trovi un riferimento è tanto vicino e anche ti coincide il contatto tra giuristi inglesi e francesi, allora vedi che lui quello che faceva era consigliare al re una nuova maniera di funzionare del Conseil de Parti basata in quello che faceva la House of Lords, senza dire che si stava basando nella House of Lords. Infatti anche Calamandrei riconosce che prima della rivoluzione non ci sono precedenti, lo dice chiaramente, quello mi sembra che sia giusto, perché veramente non ci sono, quello sia vero. Dunque la persona che ha trattato più questo tema, che è quello Alperin, parla soltanto di Gilbert de Boisson. L'ho revisato più volte perché ho detto, no, forse parla di qualcosa di prima. No, 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 Gilbert de Boisson. E allora si deve finire per dire che Gilbert de Boisson ha copiato, lo dobbiamo dire. Ci manca una prova diretta che sarebbe Gilbert de Boisson dichiarando davanti notaio ho copiato gli inglesi o forse trovare alcun altro documento di un altro giurista che dice una cosa del genere, ma non mi sembra, perché neanche come funzionava la House of Lords era una cosa che tanto si poteva copiare così se non fosse per qualcuno che aveva un interesse specifico, no? Si trovi la persona e dice le stesse cose, soprattutto c'è un passaggio di Gilbert de Boisson che è quello che mi ha chiamato più la mia attenzione, quando lui parla dice Gilbert de Boisson, dice che la Cassazione del Conseil de Parti, quella prima della rivoluzione, non era una via di ricorso né di pura giurisdizione, una via di mezzo. E quando leggi Blackstone ti parla del distinct jurisdiction. Troppo simile per non essere copiato, troppo simile. Io se fosse un giudice per giudicare se c'è un plagio qui, praticamente... Lo confermo chiaramente, no? Perché è troppo simile, no? Pura giurisdizione, distinct jurisdiction. Troppo simile. Ma c'era un'altra domanda lì dietro. Sì. Io avrei una domanda.
Al momento della pubblicazione del test di Calamandrei che pubblica la Francia, l'Istituto della Cassazione, non sono state mosse critiche dalla dottrina inglese per quanto riguarda la produzione? No, non leggevano l'italiano. No, è stato no. L'opera di Calamandrei è stata soltanto diffusa nei paesi di lingua spagnola, mi sembra. E nei altri paesi l'Alperin praticamente non la cita, la conoscono, non la cita. E i tedeschi ogni tanto citano Calamandrei, ma i tedeschi in quell'epoca facevano lo stesso che adesso fanno gli americani. Tutto quanto è scritto in una lingua che non sia l'inglese non interessa. Per i tedeschi dell'epoca tutto quanto era scritto in una lingua che non fosse il tedesco non interessava. E io ho conosciuto ancora quest'epoca. Quando io sono arrivato all'Accademia non citavano nessuno. Adesso almeno cominciano a leggere, no, non leggono, leggono in inglese perché si vergognano di non conoscere la lingua inglesa. E cominciano anche a leggere un po' in spagnolo, anche in italiano, ma anche i tedeschi che parlano molto bene l'italiano. Ma no, in quell'epoca si ignorava assolutamente quello. Anche, si deve dire una cosa, l'Italia adesso ha un ruolo internazionale, diciamo, importante, ma in quell'epoca, 1920, era un paese molto giovane, molto recente. E allora non era come quei paesi, la Francia, l'Inghilterra, no? Una cosa molto da molti secoli. Forse quello abbia contribuito, perché lei mi può dire, sì, va bene, la Germania è anche un paese molto, molto, molto anziano. No, ma i tedeschi sempre si sono considerati a se stesso, e non c'è bisogno di fare esempi, si sono considerati gli eredi del Sacro Impero Romano-Germanico. Allora la sua storia si racconta a Carlomagno. Ora è così, un'altra cosa. Mentre Calamandrei viene tradotto quasi subito in un libro polemico che è Troppi avvocati del 21, negli Stati Uniti. Quello sì. E questa è una cosa interessante. Quello sì. C'è questo iato di interesse che non è reciproco. Gli americani si interessano a noi, mentre stanno diventando la potenza economica assoluta, lo erano già negli anni Ottanta dell'Ottocento, ma si interessano culturalmente a ciò che accade fuori. I tedeschi sono centripeti e forse in ciò sta un problema che condurrà poi ad altre cose durante il Novecento. Ma gli americani culturalmente sono, quando parliamo di americani, dobbiamo intenderci. Alcuni professori delle migliori law school americane, parlando di diritto, anche qui, grande problema dell'istituzione universitaria, per come opera. C'è un rinascimento negli Stati Uniti, c'è la continuazione di una tradizione in Germania. Il Rinascimento, che in quel periodo è vivo, fa sì che si guardi all'esterno. La continuazione della tradizione è il ripensamento su CPU. Sì, traducono quello e non traducono la Cassazione civile, perché loro pensano che non ha niente a fare con la sua Corte Suprema. Invece, certo, ovviamente, invece, è più complesso. Sì, no, e traducono un libro di Calamandrei che sì, va bene, ma... Ma io, se comincerei a tradurre le opere di Calamandrei, non comincerò mai per tutti gli avvocati. Ma era molto più coerente con l'approccio statunitense, quello sì. Che è un approccio dalla parte degli avvocati, come ho detto, un grande italiano come Vittorio Donati. C'era una domanda? Sì. Forse evidentemente, sentendo parlare, forse porto troppo all'estremo sul ragionamento. Però la domanda è questa: se avessero fatto apposta a dimenticarsi di questa origine inglese, cioè scientemente, a metà del Settecento, il giurista francese che copia questo modello inglese, e poi a un certo punto negli anni successivi ci si dimentica scientemente che l'origine era quella. Mi viene in mente perché McIntyre, grande studioso di etica scozzese, dice che in quegli anni la storia dell'etica subisce una rivoluzione. È come se fosse esplosa una bomba
e oggi noi non riusciamo più a capire effettivamente qual è il discorso etico se non prendendo alcuni spunti e dobbiamo ricostruirlo. E perché lì storicamente succede una rivoluzione, non è solo la francese, ma proprio una rivoluzione culturale. Allora l'idea potrebbe essere, venuta in mente potrebbe essere questa. Se per salvare quell'istituto, nel senso da un'accusa di antico regime, come hanno ben pensato di dire, la inventiamo da capo, inventiamo una cosa nuova, sapendo che in realtà non era nuova, potrebbe essere una spiegazione di quello che hai già detto, e che solo oggi, a distanza di diversi secoli, siamo più tranquilli, insomma, abbiamo più un distacco culturale che riusciamo, non noi, lei è riuscito a rendersi di conto, insomma. Potrebbe essere una spiegazione, mi chiedo. Veramente divulgazione, in generazione. Sì, sì, forse sì. Forse sì, ma io quello che ho visto è un po' quello che rispondevo al professore Comoglio, una manca di attenzione. Una consapevolezza iniziale, ma poi dimenticare soltanto di quello. Non è infrequente che quello accada, perché anche le leggi francesi si sono fatte in un periodo molto convulso della storia di Francia, non molto favorevole per fare delle opere giuridiche, diciamo molto riflettive su tutto quanto. E allora quello che fanno sempre gli studiosi è copiare quello che è venuto prima, no? Ci sono pochissime che si chiedono oltre, perché quello più comodo è quello che non dà mai problemi. Tu dici lo stesso che hanno detto gli altri e tutto va bene. È anche una norma vitale che chi non vuole avere problemi nella vita non va mai controcorrente, si dà un'esistenza pacifica. Dunque, mi sembra che era la cosa più facile a fare, no? E lo comprendo, lo capisco perfettamente, perché anche io ho avuto questa sensazione quando ho visto questo, dico, non lo pubblico. Non lo pubblico perché avrò problemi con gli italiani che mi invitano, io vengo volentieri, sono felicissimo di venire, avrò problemi con gli italiani, problemi con i francesi che mi conoscono meno, ma anche mi conoscono, e diranno che quello non va, posso avere lo sfortunio che lo vedono gli inglesi e non gli piace, allora distruttivo. E i miei colleghi in Spagna, nessuno è profeta nella sua terra, no? E io ho molta fortuna di essere considerato per abbastanza per i miei colleghi, con una cosa di queste è facilissimo, cancello tutto, no? Vediamo, non lo so, no? La prossima settimana, infatti, questa è la prima conferenza, la prima relazione che faccio su questo tema, grazie al professore Dondi, qui nell'Università di Genova. La settimana prossima farò una cosa più breve a Salamanca. Cuidado, Thomas. Sì, vediamo cosa dicono i colleghi, ma la mia relazione è situata giusto prima della relazione di un altro professore, più anziano da me, che anche ha lavorato sulla Cassazione. Mi auguro il peggio. Vediamo. Posso dire una cosa? Sì. Perché effettivamente l'ultima domanda, ma ritorno su un punto che è dei flussi culturali, delle propensioni alle aperture. È Ancien Régime. Duvoisin è un rappresentante della nobiltà e durante l'Ancien Régime si parlava l'inglese, nel senso che chi studiava, chi aveva biblioteche, era un'elite ristrettissima. Questa elite ha prodotto gente come Voltaire, che parlava inglese, tedesco, scriveva magnificamente in italiano. Erano soggetti di un certo tipo. Attenzione, l'uomo che vi sta parlando non propugna affatto l'Ancien Régime, al contrario, e abbiamo scritto insieme qualche cosa che da qualcuno potrebbe sembrare quasi la propugnazione di l'Ancien Régime, perché pensiamo a un'università molto dura, ma per consentire a chiunque che riesca a passarci attraverso di poter poi avere un ruolo effettivo nel far procedere e migliorare il paese. Quell'Ancien Régime che non riusciva a influire
a livello politico, quando era rappresentato da intellettuali, aveva però una forza intellettuale estrema. L'estensione invece a più ampi strati, giustamente, della popolazione, crea la necessità di semplificare, di non raffrontare. L'armata francese parla solo francese. Napoleone parlava certamente italiano, ovviamente, ma non parlava altre lingue. Neanche francese. No, scriveva molto bene, essendo oggettivamente. C'è questo dato di non apertura all'esterno che è servito a creare la nazione. E se vogliamo, è prodromo di ciò che accadrà per la Germania. Gli Juncker, prima dell'impero, sono molto mossi verso il mondo inglese. È una chiusura molto interessante quella che avviene nel 800-900 verso i mondi anglosassoni. Prodromi queste cose di altre faccende, riusciamo da qui. Y a par hasard d'autres questions? Oh, bueno. Secondo lei, quella di Calamandrei è stata semplicemente una sinistra o un errore nell'ignorare questo punto origine inglese della Cassazione francese, o è tra virgolette una sinistra consapevole, ha conosciuto appositamente questo elemento, anche a riferimento al tema culturale, politico del tempo, come diceva il professore, anche l'ostracismo verso tutto ciò che era riferibile al mondo giuridico inglese che regnava il tempo e oggi diciamo il tempo. Io non risponderò a questa domanda perché l'ha risposto già una domanda simile a Michele Taruffo, che aveva avvertito che l'esposizione di Calamandrei sulla Cassazione era induttivamente orientata verso una conclusione, quella di jus constitutionis. Mi sembra vero, quando l'ho letto a Taruffo, anche essendo Taruffo, no? Il fatto di conoscere personalmente una persona ti fa che non hai questo rispetto per l'altra politica che anche io non ho avuto veramente mai, se no non potrei scrivere cose come queste, no? Ma per me era un giurista enorme, chiaramente, no? E lui lo diceva. Lui lo diceva che orientava la sua conclusione non alterando i dati storici, ma soltanto facendo la scelta tra quello che gli interessava. Se quello lo ha fatto anche nel senso politico, io ho il dubbio di se lui ha influito più la politica o più il fatto di non sapere l'inglese. Ho questo dubbio. Non saprò che dire. Forse un po' delle due cose. Anche era una conclusione che nessuno smentirebbe, no? Lui dice, non parlo dell'Inghilterra perché l'Inghilterra non ha niente a fare con il caso. Sì. Allora, con sicurezza nessuno verrebbe a dire in quell'epoca una cosa come quello che ho detto io adesso, che è chiaramente eretico. Chiaramente. Ma in quell'epoca poteva essere tranquillo, infatti è morto negli anni 50, nessuno aveva detto, 56, nessuno ha detto niente, non era avuto successo. Ma quello che mi piace più della scienza è il fatto di essere smentito, no? Il fatto di essere superato, perché se dicevessimo adesso le stesse cose che si dicevano sulla medicina, per esempio, 2000 anni fa, il Covid non sarebbe un problema, avremmo molti più problemi di quello del Covid, no? E invece ci preoccupiamo molto per un virus che è anche, sì, è pericoloso tutto quanto, ma in comparazione con altre malattie che abbiamo controllato veramente non ha niente a fare, ma quello lo abbiamo fatto smentendo quelli che sono venuti prima, se no non si avanza. E in materia giuridica che si deve fare così? Sì, chiaramente, no? Io spero che tra alcuni anni, magari in vita mia, qualcuno mi dica no, è sbagliato. Benissimo. Falsification. Sì, certo. Ciò che dice il Signore è molto interessante. Sì. Perché parla del convenzionale. Era convenzionale affermare ciò che
presuppone Calamandrei. E notate che era convenzionale nella cultura giuridica italiana essere all'interno del mondo europeo continentale, tendenzialmente germano-centrici, fino agli studi della metà degli anni 60, di Cappelletti e di Denti. Quindi, signori, è l'altro ieri. E per molti è stato così fino alla fine degli anni 90 del Novecento. Parlando di noi italiani, ciò che il mio amico fa con la libertà di chi non è italiano, bisogna dire che c'è stato un oscurantismo spaventoso, soprattutto da parte della cultura italiana del diritto processuale civile. Non era ammesso fare comparazioni. Ve ne parlo con esperienza personale, ma questa è un'altra questione. Sì, non l'abbiamo visto neanche. E la comparazione era la comparazione verso il common law. Scusa. No, infatti la Spagna nessuno l'ha fatto questo in ambito di voi processuale, no, soltanto il plea bargaining. L'unica cosa che era tanto evidente che era una cosa da loro. Siamo nel processo penale. Siamo nel processo penale, che è un'altra cosa, no? Ma nel processo civile io l'abbiamo fatto e la ragione è questa, no? E te fanno fare con noi. Notate che io ho pubblicato in Spagna, adesso sono un po' propagandista, con l'età non ho pietà degli altri, ma molta. Per pubblicare un articolo sulle scuole della comparazione, delle scuole avanzate verso la comparazione italiana, l'ho pubblicato in Spagna. E questo è avvenuto quanti anni fa? Quattro anni fa. Considerando che fosse opportuno pubblicare in Spagna. Non credi che non sono mancati in Spagna? Lo speriamo. No. Ah, da parte di un signore che c'è questo problema delle convenzioni, che forse è un gran tema per noi giuristi. Tu hai dimostrato coraggio, mucho animo, io direi. No, perché per me la tradizione, le convenzioni è quello che distrugge la scienza. Non si può fare scienza con la tradizione. Il caso Dober versus Mero ammette novel science, come dicevamo nel corso. Immaginate Einstein rispettando la tradizione di Newton. È assurdo, è vero? Ma cosa facciamo noi rispettando la tradizione di Ulpiano? No, forse ha detto delle cose giuste, sì, come quando ha parlato di presunzione di innocenza, quello va benissimo. Ma se si dicono altre cose che non dobbiamo trattare il diritto come se ancora fossimo nell'epoca scolastica, e come se ancora avremmo il rischio di essere bruciati con una pena di morte, no? No, non era la pena di morte, era il non passaggio di concorso universitario. Questo è ancora peggio. Credo che possiamo chiudere questo, secondo me, interessantissimo incontro, perché ci ha fatto passare ancora una volta attraverso il processo, tenendo conto delle culture, che è una cosa molto importante, anche se purtroppo ancora piuttosto anomala. Grazie. Molto. Sì, molto.